Come presidenti delle comunità montane, cosa chiedete ai candidati alla presidenza della regione? Innanzitutto che ci sia una presa di posizione rispetto al ruolo delle comunità montane. Le comunità montane sono previste dallo statuto della Regione Lombardia, pertanto sino ad ora c'è stato un ottimo lavoro svolto con la Regione sino adesso, e quindi chiediamo che ci sia nel proseguo una presa di posizione chiara rispetto al ruolo delle comunità montane e ovviamente della montagna lombarda, che rappresenta un terzo del territorio con 540 comuni. Nel documento che avete elaborato chiedete anche impegni precisi, quali sono i principali? Dunque, la conferenza dei presidenti si è espressa su alcune tematiche. In particolare, la montagna ha bisogno di un'attenzione, soprattutto in alcuni territori, quelli di confine, dove ci sono la concorrenza, come sappiamo, anche imprenditoriale, con un'attrazione sui territori stranieri, ma anche nei territori che non sono di confine, come quelli nostri bergamaschi, dove c'è una grande difficoltà in alcuni settori. Ricordiamo tessile piuttosto che industriali in altre aree e l'agricoltura. Pertanto incentivi su defiscalizzazione e poi lavorare in questo contesto di questa macro regione alpina europea che si va delineando, all'interno del quale sicuramente la montagna rappresenta ovviamente la parte principale e i ragionamenti sulla parte economica e sociale sono fondamentali. Quindi questo è un po' quello che riguarda la parte soprattutto economica. Dopodiché ci sono una richiesta di competenze. Stabilito il ruolo delle comunità montane, serve assolutamente sapere che competenze vengono trasferite. Di conseguenza, costi standard per le spese che vengono sostenute e trasferimenti adeguati per poter mantenere dignitosamente l'ente comunità montana, che noi riteniamo sia fondamentale come ente di raccordo tra i comuni, soprattutto quelli piccoli che hanno necessità assoluta di avere coesione attraverso le comunità montane, e l'ente superiore regionale e lo Stato.